Ciao ragazzi, oggi è freddo in tutta Italia e di conseguenza sinceramente non me la sono veramente sentita di andare in giro per negozi a fare interviste, a cercare curiosità sul nostro meraviglioso mondo dell'acquariologia e dei pesci. Ho pensato bene di rimanere al calduccio, magari nel nostro centro di stabulazione Fish OK, intrattenervi e creare delle challenge, delle sfide tra varietà di pesci che hanno chiesto nei vari negozi Fish OK dei quesiti particolari in modo da poter interagire e poi ci farete sapere anche voi la vostra. Io sono Francesco di Fish OK, seguiteci. Come dicevamo, oggi rimaniamo al calduccio del centro di stabulazione Fish OK in modo da poter andare un po' a rispondere dei quesiti, guardare un po' delle curiosità. Abbiamo pensato bene di fare delle sfide tra delle varietà particolari. Per esempio, hanno richiesto nel punto vendita Fish OK di Barletta che differenza c'è fra il Betta Splendens normale e il Betta Imperatore o Crown. In realtà il Betta Imperatore cos'è? Ha tutte quelle pinne sfrangiate perché è un malato? Ok ragazzi, come dicevamo, ecco i famosi Betta Splendens o pesci tra virgolette combattenti, meravigliosi, classici se vogliamo, chiamiamoli così, no? Quindi con le loro pinne diciamo meravigliose. Ci sono anche varietà selezionate di grado A, come appunto nei punti vendita Fish OK potete trovare, dalle varietà cromatiche meravigliose. Queste sono chiaramente i Betta Splendens classici che trovate in tutti i punti vendita Fish OK. Al quesito ho trovato questo Betta Splendens particolare con le code un po' sfrangiate. Cos'è? Ha dei problemi? È malato? No ragazzi, questo è il Betta Splendens varietà Crown o Imperator. È una varietà veramente particolare, frutto di selezioni veramente accurate, particolari. Da parte di dei maestri allevatori che consentono di avere delle varietà eccezionali come appunto i Crown. Quindi niente da spaventarsi, anzi, in realtà questi sono dei meravigliosi pesci che hanno un valore anche maggiore proprio per via di queste sfaccettature che non sono il frutto di malattie o quant'altro, ma come potete vedere sono veramente qualcosa di fantastico. E quindi ragazzi, lascio a voi quello che è la challenge, la sfida: qual è il più bello tra il Betta Crown Imperator o il Betta Veiltail o Splendens classici se vogliamo così, anche se qua state vedendo delle varietà particolarissime di selezioni come il Pink Spotted o quest'altro meraviglioso Celestial e così via, o addirittura varietà come il Black Phantom. Attendo ragazzi le vostre interazioni, diteci quali secondo voi sono meritevoli di vincere diciamo questa sfida. Ragazzi, vi ringrazio come sempre e se non vi siete ancora iscritti al canale fatelo se vi fa piacere. Ci sono oltre 200 video disponibili su questo canale, molto interessanti, dalle curiosità a cose molto molto importanti per la gestione dell'acquario. E ragazzi, alla prossima, ciao.